Io avrei voluto parlare di altro, ve lo dico proprio sinceramente. Mi sarebbe piaciuto addirittura parlare un po' di YouTuber League, dato che ieri è uscita la partita tra Lazio e Juventus sul canale di Federico Marconi. Invece, purtroppo no, e purtroppo non possiamo parlare nemmeno di calcio. Purtroppo è l'ennesimo momento in cui dobbiamo dedicarci a cose che con il calcio c'entrano, sono collegate, ma non è rettangolo verde, non è pallone che rotola, non è palla che si insacca, non è la parata del portiere, non è il tiro del calciatore. È fuffa, è schifo, è merda. No, non trovo altre parole per descrivere questo. Zaniolo e Tonali, altri due ragazzi giovani che associano il loro nome a questo momento nero del calcio italiano. Dopo Fagioli, ecco Zaniolo e Tonali, e non sono gli unici. Non ci sono solo questi tre, rimaniamo in attesa di capire se salteranno fuori altri nomi. Spoiler, sì, succederà. Però questo è ancora un momento in cui sappiamo poco e niente, anzi, io toglierei il poco, aggiungerei il pochissimo. È un momento ancora di grande difficoltà e io leggo già persone che hanno già capito tutto, sanno già tutto, hanno già tirato le somme. Hanno già tirato fuori quelle che sono poi le sentenze finali. Allora io a queste persone do un consiglio. Prendete il telefono, state la cornetta, fate una chiamata alle varie procure, quella di Torino sta indagando, ieri ha sequestrato i tablet e i computer dei due calciatori che hanno lasciato il ritiro della nazionale a Coverciano. È andata ad informare gli inquirenti, dato che voi sapete tutto. Fatela, questo esercizio. Perché poi bisogna anche fare i conti con la realtà. Un conto è un'opinione, un conto è una posizione. Un conto è spacciare la propria opinione per verità. Perché l'unica verità che abbiamo al momento è che ci siano dei ragazzi giovani, calciatori italiani, che sono malati. Sono malati. Questa è l'unica verità. Perché arrivare a mettere in crisi un'intera carriera calcistica e non sappiamo nemmeno per che cosa hanno giocato contro la loro squadra, quello sarebbe molto grave. Hanno giocato sul calcio, sarebbe grave, ma non così grave. Hanno giocato su piattaforme illegali, allora che cosa significa? Che cosa rappresenta? Qual è stata la base della scommessa? Quanto è sporco il calcio in questo momento? Quanto i diretti protagonisti, gli attori, sono andati ad inquinare uno sport? Ancora non lo sappiamo. Non sappiamo niente, abbiamo già tirato fuori le sentenze. L'unica cosa è che dei ragazzi giovani sono cresciuti in contesti che non dovrebbero appartenere a loro. Il gioco d'azzardo, la ludopatia, è qualcosa di importante, è qualcosa da non trattare così alla leggera, come se fosse un gioco. Non esiste sta roba, eh? Ve lo dico proprio, non esiste. E questo è un discorso che prima di tutto deve venire fuori dal punto di vista umano. E se una persona non mette questa cosa al primo posto, davanti allo sport, davanti ai calciatori, davanti a quello che sta succedendo, è un mostro, ve lo dico, è un mostro. Perché ci sono due modi di affrontare questa domanda, questa situazione, due domande da porsi. Una domanda è populista, l'altra domanda è intelligente. La domanda populista è: questi ragazzi che sono ricchi, cosa gliene frega loro di giocare, che sono ricchi, hanno i milioni, fanno il lavoro, sono ricchi. Questa è la domanda populista. Poi c'è la domanda intelligente ed è: se non è più un caso isolato. Se non è più un ragazzo Fagioli che magari poteva avere una dipendenza, una malattia, poteva essere un fattore ambientale, ma ci sono più calciatori, perché stanno giocando? Su cosa stanno giocando? Che cosa si stanno giocando? Questa è la domanda intelligente da farsi. Perché quando è venuta fuori la notizia di Fagioli, io semplicemente ho pensato: cavolo, brutta storia. E adesso se proprio proprio ve lo dico anche proprio fuori dai denti, perché l'ho pensata, perché ognuno di noi poi c'ha una parte un po' maligna, no? Che fa dei pensieri maligni. E allora dopo i nomi di Zaniolo e Tonali, quello che è successo ieri, c'è da chiederselo, no? Perché Fagioli si è autodenunciato proprio in questo momento qua? Perché se Corona aveva fatto venire fuori la voce di Fagioli ad agosto, Fagioli si è autodenunciato proprio adesso? Guarda caso il giorno prima o 2 giorni prima la fuoriuscita di altri nomi, come quelli di Zaniolo e Tonali, perché da un caso isolato di un ragazzo che poteva avere una dipendenza, adesso potrebbe essere qualcosa di più, eh? E attenzione a quello che verrà fuori nelle settimane successive. Ma ribadisco, ancora non sappiamo niente. Siamo ancora molto indietro.
Quindi vi chiedo la cortesia veramente di non tirare conclusioni affrettate, di non essere arrivati già alle sentenze. Perché la motivazione, davvero il perché abbiano fatto questo, secondo me è la base del discorso. Non voglio parlare di forzature, di obblighi, però potrebbero essere situazioni da prendere in considerazione anche quelle, eh? Non sto dicendo che è così, sto dicendo di aspettare e vedere, perché sicuramente il fatto che ci siano tanti calciatori coinvolti e magari di Serie A, come ha detto Fabrizio Corona, potrebbe portare a un ragionamento più ampio, eh? Corona distruggerà la Serie A? Io dico la verità, io questa paura ce l'ho, ve lo dico proprio tranquillamente, io questa paura ce l'ho, perché se ha deciso di fare tutti i nomi potrebbe pure essere. Che poi, attenzione, non è che sarebbe Corona a distruggere la Serie A, sarebbero i giocatori di Serie A o la Serie A che si è distrutta da sola. Io mi sono stancato, perché io quando ho aperto questo canale YouTube e quando ho deciso di fare questo lavoro, il motivo era solo uno: parlare di calcio, divertirmi parlando di calcio. Pure in Italia di calcio ormai non si parla più, il calcio è diventato soltanto un contorno. Io vedo che ci sono più iterazioni, vedo che ci sono più persone attente, attive a parlare, a dire la propria opinione quando succedono queste cose, piuttosto che quando ci sono le partite. L'Italia è una repubblica fondata sul calcio, ma soprattutto sul gossip. Ed è per questo che personaggi come Fabrizio Corona sono diventati famosi e influenti, perché per quanto io non abbia rispetto della persona Fabrizio Corona, dell'uomo Fabrizio Corona, zero rispetto dell'uomo Fabrizio Corona, purtroppo ha delle informazioni e delle fonti importanti che hanno portato a questa situazione. Ci rendiamo conto che alle ore 16 di un giorno di ottobre, Fabrizio Corona, che non è nessuno, non è un giornalista, niente, pubblica due nomi di calciatori coinvolti in uno scandalo scommesse, e dopo due ore la polizia e la procura di Torino va a Coverciano e va a ritirare gli effetti personali di questi calciatori. Ma ci rendiamo conto? Ma viviamo in un paese che non ha... Ma raccontatela all'estero una roba del genere, provate a spiegarla, avete un amico all'estero, non italiano, provate a spiegargli questa roba, provate a spiegargliela. Io sono molto arrabbiato per quello che sta succedendo, non tanto perché stiamo venendo fuori queste robe, ma per come viene gestita, perché questa è una farsa. Mi ha fatto riderissimo vedere la clip di Tancredi Palmeri a Sport Italia al telefono, un giornalista al telefono con Fabrizio Corona per avere delle informazioni. Oh ragazzi, la morte civile del giornalismo, in diretta, perché dobbiamo spettacolarizzare il tutto come se fosse un reality show. Perché? Perché il gossip è più che il calcio. Che schifo, queste trecciate mi fanno schifo e sono contento di poterlo urlare ad alta voce nel mio canale YouTube, sono contento di poter diffondere la mia opinione sul canale YouTube. E Corona che dice: la Juventus sapeva già tutto di Fagioli dal 1° d'agosto ed è per questo che tramite una bugia si sono inventati un infortunio per non mandarla in tournée in America. E Tancredi Palmieri che fa le faccine, e Sport Italia che fa il titolone esclusivo a Sport Italia, e Corona che dice la Juve rischia le retrocessioni, e Tancredi Palmieri che fa le faccine. Vergognatevi, neanche fact checking riuscite a fare, non ce la fate, vergognatevi. Perché la Juventus, l'ultima partita della tournée americana, l'ha conclusa il 31 di luglio. Quindi se il 1° d'agosto la Juventus ha saputo, non può non aver mandato Fagioli in tournée, che era già conclusa. E Fagioli era rimasto a casa per via di un infortunio rimediato nel finale della scorsa stagione in Europa League, alla clavicola. Poi se la Juventus avrà utilizzato omertà su questa situazione e verrà fuori, è giusto che paghi, come è giusto che paghino Zaniolo, Tonali e Fagioli e i dirigenti che sono stati omertosi nei confronti di questa situazione. Ma inventarsi, perché questo è un'invenzione, una bugia, una calunnia, inventarsi che la Juventus abbia lasciato a casa Fagioli per ripulirlo, come dice Fabrizio Corona, dalla tournée, perché l'hanno saputo il 1° di agosto, è una bugia, è una calunnia, è una testata giornalistica, è un giornalista, non possono fare un'esclusiva su una roba finta senza nemmeno controllare con una googlata.
andare sul sito della Juventus e guardare quando sono andati in tournée, però facciamo le faccine, facciamo l'esclusiva e intanto avveleniamo i posti, perché poi l'analfabeta funzionale o semplicemente quello che dice cavolo è il loro mestiere, avranno controllato, non ci vanno a controllare. E questa è una merda, perdonatemi, ma questa è una merda, al pari del giochino di Corona che invece che dire tutto agli inquirenti faccio un nome a settimana. Ma che cazzo è Squid Game? Ma che cazzo è Squid Game? Ma stiamo scherzando? Ma qui stiamo parlando di cose serie, eh? Qui magari stiamo parlando di cose più profonde. Qui magari stiamo parlando di qualcuno che gestisce il calcio in Italia a seconda dei porci comodi e magari tanti errori che vediamo sui campi da calcio di settimana in settimana e diciamo oh, cavolo, ma quello è scarso. E magari sono programmati nel campionato maggiore italiano. Ma stiamo scherzando? Ma fare i nomi, ma dire tutto subito, i giochini, facciamo i giochini, chiamiamo Fabrizio Corona al telefono per spettacolarizzare il tutto. Ragazzi, viviamo in un paese malato, eh? Ve lo dico, viviamo in un paese malato. E chi sta dietro questa roba e gode di questa roba ed esalta questa roba è complice. È complice di questa roba, ve lo dico, eh? Ve lo dico proprio fuori dai denti. Perché bisogna condannarle queste cose. Bisogna essere interessati a capire come sta andando veramente, senza tirare oggi le conclusioni definitive, perché non sappiamo com'è andata. Perché non sappiamo com'è andata? Perché c'è questo signore che ha delle informazioni note, e vuol fare il giochino, e vuol fare il giochino. E i giornalisti cosa fanno? Stanno al gioco, stanno al gioco. Una vergogna incredibile, una vergogna incredibile. Io sono molto arrabbiato, eh. Sono molto arrabbiato, perché l'informazione dovrebbe essere qualcosa di libero, qualcosa di pulito, qualcosa di puntuale, un servizio offerto al cittadino. Invece guardate che cos'è diventata l'informazione, e qui stiamo parlando di informazione sportiva, eh? Attenzione, ma questa merda ce la mettono nel panino, ce la spacciano per Nutella, ma non è così. Per tornare alle notizie di campo, sul finale, Danilo è uscito anzitempo nella partita contro il Brasile, infortunio muscolare da valutare, lo stesso Danilo ha detto che la prossima partita del Brasile non riuscirà a giocarla perché conosce il suo corpo. Vediamo quanto sarà profondo questo infortunio e se Danilo sarà a disposizione della Juve nella partita contro il Milan.